tutti. Abbiamo visto questo nuovo video. Belli e brutti, uno scherzo. No, dai, sono tutti belli. A parte me. Va bene. Allora, tre nuovi fuori produzione, ragazzi. Introvabili praticamente. Cioè, uno dei tre è introvabilissimo proprio. Allora, partiamo subito. Vediamo un po'. Il pezzo forte lo lasciamo all'ultimo. Quindi Allora, partiamo con vi faremo questo. luccicare gli occhi, no? Soprattutto per un pezzo. Allora, prima di tutto vi faccio vedere anche questo, il gattino che abbiamo preso e ha praticamente il pesciolino qui aggrappato qui al collarino. Carinissimo, ragazzi, è dolcissimo con. Ovviamente lasciate un like a questo video se poi vi è piaciuto e commentateci Guardate qua che ha i cuscinetti, che carini per dire la vostra opinione. Non mi fa mai finire le frasi, in mezzo deve sempre dire la sua. i gommini. Devo finire, no? Il gattino carino. Va bene, va bene. Ok, c'hai ragione. Passiamo a questo qua che è meglio. Allora. Allora, cosa allora? Ecco. Vediamo. Partiamo. Pizzolatino. Allora, abbiamo trovato questo ciondolino. Con la scritta Love, Amore. e questo penso sia pure fuori produzione. C'era anche l'anello, cioè non lì dove abbiamo preso, nel senso della linea, c'era anche l'anellino con la scritta Love, però non è più in produzione. Quindi questo qua, ragazzi, contate che questi tre li abbiamo presi tutti al 50, discontati al 50%. Poi, quindi questa praticamente è la scritta Love in zirconia, zirconia cubica, aspettate che ho, vedo un po' meglio, zirconia cubica, invece dietro, aspetta, è fatto così, tutto forellato appunto per far brillare gli zirconi. Poi c'è il davanti. Che bello. Scritto Love in corsivo con la O fatta a forma di cuore. Dovrebbe essere, credo. Ok. Poi andiamo avanti. Ecco il pezzo forte. No, No, non è non è lui, quello. non è lui, non è lui. Allora, questa è una fedina semplice. Ragazzi, purtroppo la commessa era una tonta. Perché io ovviamente trovo sempre commesse molto disponibili e gentili, certo. Invece che darmi una 54, mi ha dato una 52. Cioè, guardate le mie dita, ragazzi. Dove sta la 52? Però Vabbè. forse dal video non si capisce come nella realtà, però comunque ritengo invece che involontariamente, nonostante abbia sbagliato la misura, secondo me ha fatto una scelta poi giusta per... Vabbè. Insomma, mi ha dato la 52 e questa è una fedina classica, semplice, con degli zirconi fatti così e praticamente mi va qua. Quindi io penso che la metterò insieme alla fede qui, così, così Però sta meglio faccio abbinata rispetto magari che in un'altra posizione, una. secondo me. Esatto, a tre, così. Poi il pezzo forte. Che sta in quello di destra o in quello di sinistra? Eccoci al pezzo forte. Sì, ok. Cioè, lei non ce la fa, lei deve prendere subito l'altra. Allora, questo è un anello, quindi vi dico che è un anello introvabile. Anche qua mi ha sbagliato misura. Invece che darmi la 54, mi ha dato la 52, ma penso che la 54 non c'era, perché comunque è introvabile, ragazzi, questo anello. C'era sia in nero che in azzurro, tutti e due i colori. Il nero l'ha scelto Marco. Sì, ovviamente non potevo scegliere tutte e due perché avrei dato, insomma, No, 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 io ne volevo prendere uno in effetti, uno dei due. E l'ha scelto lui, a posto mio. E quindi questo è. Voilà. Eccolo qua.
Allora, questo è l'anello spirito vitale nero, c'è anche in azzurro appunto. Allora, calcolate che la persona, la signora, perché comunque era una persona anziana, questa cosa abbiamo trovato in gioielleria, non in store, gli avevo chiesto una fedina semplice, mi ha dato due vassoi con tutto al 50. Mi ha tirato fuori il primo vassoio e c'era questo qua piccolino. Perché praticamente lei ha preso la misura della mia fede. La mia fede è una 52, ma calcolate ragazzi che la fede la porto da 3 anni. Quindi il dito in 3 anni si è evoluto in Però lei, pratica. Vabbè, vabbè, però lei in verità poi ha fatto la cosa corretta. per questo, cioè nel senso, siccome a questo anellino avevo intenzione di metterlo qua, quindi è giusto, cioè nel senso, la misura. Poi mi ha tirato fuori un altro vassoio dove appunto c'era questo e quell'altro azzurro. Io ingenuamente non ho chiesto la misura perché sono stata un po' ingenua, poi come al solito andiamo sempre di corsa e quindi non ho chiesto la misura. Adesso che sono poi arrivata a casa, ho visto poi all'interno che appunto, non so se vede mai. Intanto lo facciamo vedere intanto, Si vedrà mai, vabbè. In sostanza, ragazzi, mi ha dato la 52. stai ferma così, stai ferma che ecco così si vede proprio al meglio, siamo proprio a pochi Esatto. centimetri dallo Come stesso. vedete, è a pallini, fatto così, come questa, la tiara, vedete? Con la stessa caratteristica. Esatto, e come l'anello, gli anelli della pietra natale di una volta, però quelli di una volta erano Noto totalmente a pallini. tra l'altro che sulla sinistra troviamo un anzi, sia sulla sinistra che sulla destra, sul lato alto troviamo i pallini un po' più grandi. Sì, fatto così e qua c'è il cuoricino. Ah, il Qua. cuoricino, quello lì, cos'è? Sia di Ok. qua che di Ok, qua. ok. Quindi io in realtà questo lo volevo portare qui, ma qui ragazzi. Non va. Non ci sta, ma io, ragazzi, rimettilo un attimo dove era prima, perché secondo il mio punto di vista, in realtà, così sarebbe, non ci azzeccava niente, secondo me, infatti, Cioè? sarebbe, non ti stava bene. Invece No! andiamo a posizionarlo nella posizione, secondo me, idonea. Scusate, ho sbagliato. Cioè, questo in teoria andava messo qua. Solo questo io avrei portato, solo lui. Ok. Invece mi entra, l'unico dito dove mi entra è questo, cioè mi va a pennello. Di là c'è. Questo Marco dice che insieme alla tiara stanno bene. Io non lo so, cioè è un parere che secondo me dovete scrivercelo sotto nei sono un commenti. po', non lo so, non mi convince Sotto nei molto. commenti scriveteci cosa pensate di In questa cosa. realtà avevo pensato, poi ovviamente Marco non sarà d'accordo. Sicuramente. Cos'è ancora? Avevo pensato di provare a tornare in quella gioielleria e chiedere se avevano una 54. Chiedere. Nel caso in cui proprio mandasse alle brutte che non hanno la 54, mi tengo la 52 e la porto qua. Perché ragazzi, secondo me questo anello portato qua al medio ci sta proprio bene. Secondo il mio punto di vista. Poi, ovviamente voi adesso non me lo potete dire in questo momento, però spero che qualcuno di voi che, tra virgolette, se ne intenda mi possa consigliare. Perché messo qua anche per dire da solo, non lo so. No, da solo no. Ma anche con la tiara, non lo so. No, e con la tiara sì, dai, va bene il mio punto. Questo qua è un È anello un. molto importante, cioè nel senso non è un Ok. anellino tipo questo qua piccolino. Vabbè, è un mio. Calcolando che io gli anelli, quelli che compro, ne porto tipo, per esempio, adesso ho preso questo, no? Questi due. Io questi due li porterò per un po'. Poi magari apro il mio portagioie, voglio cambiare, ne porto altri. Cioè comunque non è che li porto fissi. Però calcolando che comunque questa qui l'ho portata praticamente per un anno e mezzo fissa, non l'ho mai tolta, adesso mi piace un po' cambiare, poi mixare, eccetera, eccetera. Tipo questo anellino l'abbiamo preso a Serravalle, se vi ricordate, un po' di tempo fa forse.
Questo qua da quando l'ho preso non l'ho mai tolto, cioè rimane lì fisso. Tuo ricordo di salvare, insomma. Esatto, io questo qui adesso che l'ho preso vorrei tenerlo per un bel po', cioè nel senso non vorrei toglierlo e metterlo solo per dire se devo uscire o cose del genere, cioè vorrei tenerlo per un po' fisso. Quindi non lo so, devo, non lo so. Questo lo deciderai Mi tu. deve convincere. Perché se avessero una 54 è perfetto, io lo metterei qui da solo e mi andrebbe alla perfezione. Nel momento in cui non ce l'hanno, raga, mi devo accontentare, anche perché questo anello è veramente introvabile, cioè non lo cambierei per nulla al mondo. Quindi boh, era Vabbè. un'idea, la mia è un'idea. Vabbè, se non lo troveranno, boh, viva la France. Va bene. Che c'entra, non lo so. Comunque, a prescindere, ragazzi, questi tre pezzi, ditemi sotto nei commenti quale vi piace di più dei tre. Fate la classifica di questi tre. Esatto. Il mio è uno, primo posto, secondo posto, terzo posto. E niente, questo è quanto. Ragazzi, consigliatemi, vabbè che poi una volta che andrà sto video comunque avrò già deciso cosa fare di questo anello qua. Però comunque voi dateci sempre una vostra opinione, se vi piace di più così oppure una misura in più messo qua. Ditemi voi. Va bene, detto ciò, chiudiamo questo video E ci vediamo alla e prossima. spolliciate il video se vi è piaciuto, ovviamente, e diteci la nostra opinione, la vostra opinione nei commenti. Alla prossima, ciao Ciao! ciao!